per 6-3, 6-3. Inghis che si è imposta lo scorso anno qui a Kasbad, battendo in finale proprio Venus Williams. È suo il primo lontano qui da Kasbad in semifinale, 6-3, 6-4 per la Venere Nera, che poi si è imposta lo scorso anno a New Haven, dunque sempre sul cemento nordamericano. Impressionante il ritmo, impresso lo scambio da parte di Venus Williams, subito break in favore della campionessa di Wimbledon. Mamma mia, arriva l'ace a chiudere questo primo game di battuta del cambio di decisione, dunque costretta alla seconda. Guardate dove ha risposto Venus. Brava la Williams a spingere, ma bellissimo questo dritto, non so quanto voluto. Però per Venus ne ha inflitto uno alla Kurz, era l'esordio, e uno alla Martinez. Sbaglia con il rovescio, qui era riuscita con il cambio in un green di dritto. E 30-0. Impressionante rovescio lungo linea, due set point. Due al mondo. Preso anche questa, Venus è dappertutto e alla fine arriva l'errore su questo contropiede tentato da una Seles del tutto impotente. Venus Williams ha ceduto appena due punti al servizio in questo primo set, senza storia. 6-0 Venus. Sono emerse negli ultimi anni. Cristina. 15 pari. Qui lascia ferma ancora una volta. Rimedia questa ottima prima esterna. Togliersi dai guai per il momento. Stavolta opta per il servizio al corpo e si butta avanti. Non era semplice, tutt'altro questo rovescio al volo. Servizio rovescio, 15-0. Tutto. Una palla break in precedenza, non se l'è potuta giocare perché quel frangente con il servizio Venus si era annullata ancora una volta. Stesso schema precedente, rovescio vincente e uscita dal servizio. Chance per i due pari. Al volo con il rovescio non sbaglia, allora malgrado i due doppi. La risposta vincente, eccola qua la palla break, la possibilità per splendida accelerazione con il dritto stretto. Annulla una palla break Monica Seles. Ancora ottima prima e poi non sbaglia il colpo successivo. Ehi, sal centro boato del... È stata dominata nel primo set, è durato una ventina di minuti. Monica Seles è avanti 5-2 nel secondo. Williams che qualcosa ha concesso, l'ho fatto capire subito nei primi turni. Ah, spiegazione da parte di Lynn Welch, palla chiamata out, ma la palla, come mi era sembrata anche in presa diretta, era buona. Insomma, ovviamente
battuta. Qui ha concesso palle break. Gran recupero. Dritto al volo, 0-15. Bel modo per me. Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Splendido, dritto Lungolini. E qui è stato anche un pizzico fortunata Venus, che però si è meritato questo control break alla quinta. Splendido contropiede con il dritto Lungolini da parte della Selesh. 35. Basta in campo. Ci ha provato Venus fino all'ultimo, ma qui ottimo contropiede. Risposta vincente. C'è ancora da soffrire per la serie. Ace da parte di Monica Selesh, che dunque a 30 tiene il servizio e si garantisce quanto. Primo parziale in cui ha lasciato le briciole, soprattutto al servizio della sua avversaria. Servizio dritto, parte la grande Venus. E dopo il conto, i turni di battuta della frazione d'apertura. Buona. 30-0. Vediamo da questa inquadratura che potrebbe aiutarci. Qualche bu per lei. Palla che effettivamente era alta. Selesh. Grazie al doppio fallo della Williams. Gran risposta. Cosa si è inventata nella situazione di break. Stavolta viene avanti e viene passata inesorabilmente, una discesa a rete però con troppi dubbi. Qui è molto complicato difenderla, ecco che rivediamo. Sbaglia anche l'angolo del... Ancora una volta non è perfetta nel momento di chiudere, di capitalizzare. Tre doppi falli solamente nel tie break a completare il disastro al servizio di questo set, che in qualche modo era riuscito. Trenta pari. Padre ha tenuto lontano da sguardi indiscreti, si giocava proprio qui in California, per la precisione ad Oakland. Intanto qui trova un grande angolo, la Selesh, il recupero in campo, applaude anche Monica. È arrivata su questa apertura di campo con il rovescio della sua avversaria. 0-15. La risposta vincente, seconda di ieri. Era stata numero 20 al mondo, in quel momento era numero 58. E Venus al primo match in assoluto. Due ottime prime. 30 pari da 0-30. Però alla Williams ha servito alla grande gli ultimi. Gran risposta, viene avanti, non sbaglia con il dritto al volo, palla break Williams, prima palla break di questo terzo set. Riprende tutto Venus e alla fine alla meglio proprio questa sua strenua resistenza, costringe la Selesh a un colpo in più, eccolo.
La risposta vincente, 15 pari. 30-15. Due chance, il 4-1, Venus. Là. Chiude con il dritto lungolinea, torna a mettere in campo la prima di servizio Venus. Sì. Fu dominato, lo vinse per 6-0. Però, insomma, già in quell'occasione aveva dimostrato di avere il tennis per poter mettere in difficoltà una tennista che era il numero 2 al mondo. Che angolo! 15 pari. Là, risposta fulminante. Nastro e palla che rimane in campo. La risposta vincente, non muore mai Monica Seles, annulla 4 chance per... Che risposta, 0-30, è ripartita come se nulla fosse, che diciamo che non è partito benissimo. ...15-30. Niente prima. No, ancora un errore in uscita dal servizio, decisivi questi errori da parte della Seles battuta in precedenza. E parte con ace, 15-0. Hola, 30-0. Scatenata Venus. Il secondo match point è quello buono, continua la serie vincente in questo anno 2000 per Venus Williams, che dopo il trionfo, il primo a livello slam a Wimbledon, la vittoria a Stanford in entrambe le occasioni battendo Lindsay Davenport, batte Monica Seles al termine di una finale decisamente rocambolesca con tanti